cristallo rosso, perché si sono incrociate necessità di politically correct. Innanzitutto all'inizio doveva essere il diamante, vi ricordate? Tutti parlavano del diamante, il diamante rosso. È un atto di fede che sia un cristallo. Allora poteva essere un diamante, ma il diamante non era politically correct perché ricordava l'espoliazione dell'Africa da parte dei colonialisti e quindi non si poteva chiamare un cristallo. Allora a un certo momento venne, questo tutto negli ultimi anni, l'ipotesi di fare lo chevron. Lo chevron in italiano vuol dire gallone. Lo sanno. Ed è il coso dei caporali, gallone. Però Chevron è una compagnia petrolifera. Lo chevron è un garato militare e lo chevron è anche un simbolo degli aeroporti militari, utilizzare gli aeroporti militari. Quindi abolito lo chevron, siamo arrivati così felicemente al cristallo. Il cristallo di fatto è stato utilizzato per permettere l'ammissione della stella di Davide Rossa. E come contraltare si è forzato la mano col terzo protocollo, si è forzato la mano ai principi fondamentali, ammettendo contemporaneamente la mezzaluna rossa palestinese. In che senso si è forzato la mano? Che non ha un territorio nazionale in cui esprimere la propria azione. Allora, con questo escamotage, una tantum, irripetibile, esclusivamente inventato per questa situazione, attraverso un memorandum di understanding tra la stella di Davide Rossa, la Magen David Adom, stella di Davide Rossa, e la mezzaluna rossa palestinese, che collaborano fra di loro. Io faccio sempre una metafora, che se questa è la stella di Davide Rossa palestinese e questa è la mezzaluna stella di Davide Rossa israeliana e questa è la mezzaluna rossa palestinese, le due società si toccano. Si toccano anche simbolicamente, perché a volte un'ambulanza con un ferito palestinese arriva al checkpoint e un'ambulanza israeliana arrivano dorso a dorso e il ferito o il malato si sposta dall'uno all'altra per andare, non so, a Gerusalemme Est. Quindi le due società si toccano. Per toccarsi devono combattere i due stati o le due entità, per cui la stella di David rossa israeliana fa lobby pro palestinesi contro il governo israeliano e la mezzaluna rossa palestinese fa lobby per la collaborazione con la stella di David rossa israeliana contro il governo dell'autorità palestinese. Anche qui cercando bridging the gap in una situazione che comunque è sfociata nel terzo protocollo dell'anno scorso. Ora, qual è stato l'elemento scatenante che si arrivasse al terzo protocollo? L'atteggiamento degli Stati Uniti, perché la Croce Rossa americana ha irritata per il fatto che Israele non veniva riconosciuto, ha assunto una posizione oltranzista dicendo che non avrebbe più finanziato la federazione internazionale fino a quando il problema dell'ammissione della stella di Davide Rossa non fosse risolto. E questo ha comportato per la federazione una grossa crisi finanziaria, perché la parte di PIL degli Stati Uniti è un terzo del mondo e quindi un terzo della federazione è finanziato dalla Croce Rossa americana, la quale per 3 anni di fila, a costo di essere dichiarata in default, si è rifiutata di pagare, per cui alla federazione è mancato un terzo, da un momento all'altro, un terzo del budget, cosa che ha determinato tagli violenti, con licenziamenti violenti di persone che anche stavano lavorando bene. E allora sotto questa pressione i lavori si sono accelerati e si è arrivati alla conferenza internazionale. Alla conferenza internazionale il mondo arabo ha considerato il compromesso troppo filo israeliano, troppo a favore dell'America e di Israele rispetto al mondo arabo. Tant'è che alla fine, dopo estenuanti discussioni, alle 4 di notte, cercato tutti i tentativi di arrivare ad una soluzione, all'unanimità, si è stati obbligati a votare e gli stati arabi hanno votato contro
per cui questo terzo impero nasce, diciamo, con un vulnus che magari sarà solo un fatto storico, ma che ha lasciato la mare in bocca a tutti quelli che pensavano che il compromesso fosse un compromesso onorevole e accettabile da parte di tutti. Ecco, questa è un po' in breve e succinte parole la storia degli ultimi anni dell'emblema e la sua radice anteriore, sulla quale poi Paolo Vanni ci dirà tutto quello che io non so e quello che non risulta agli atti. Dei testi sui quali ognuno di noi si è abbeverato e sul quale vi invito ad abbeverarvi anche voi, perché il libro di Bugnon contiene una serie di considerazioni di filosofia di Croce Rossa che vale la pena di conoscere. No.